In attesa dello scrutinio del ballottaggio tra De Benedittis e Forte, entro stasera Campobasso avrà il suo nuovo sindaco. Scontro frontale automoto sulla tangenziale est di Campobasso, grave un 44enne, traffico bloccato per ore. Isernia, anche l'ex sindaco di sinistra Giuseppe Caterina critica i lavori di pavimentazione dei marciapiedi di via Giovanni XXIII. L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini ad Agnone per parlare del rapporto tra mondo musulmano e realtà occidentale. Una festa per celebrare la lunga storia calcistica di Venafro al Palace Hotel, tifosi, ex giocatori bianconeri e soprattutto tanto entusiasmo. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di TV Molise. In apertura una notizia di cronaca, perché c'è stata una catena di incidenti nelle ultime ore in Basso Molise. Come riferisce l'ANSA, nella serata di ieri a San Martino in Pensilis un 65enne è rimasto ferito in maniera grave nel ribaltamento di un trattore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'uomo al San Timoteo di Termoli, dove ora si trova ricoverato. Nella tarda serata, poi intorno alle ore 23, un incidente frontale è avvenuto a Termoli tra due auto in via Pantelleria. Nell'impatto sono rimasti feriti i due conducenti delle auto. In una di queste vetture si trovava anche un neonato che è stato condotto dalle ambulanze in ospedale a Termoli per i controlli. Ovviamente gli aggiornamenti su questi incidenti ve li daremo nelle prossime edizioni del telegiornale. Ora invece andiamo a Campobasso. Sapete, nella città capoluogo a breve inizierà lo scrutinio per l'elezione al ballottaggio del sindaco. La sfida in corso è tra Aldo De Benedittis, candidato per il centrodestra, e Maria Luisa Forte, candidato per la coalizione di centrosinistra. Dunque lo spoglio inizierà alle ore 15, ma ci aggiorna Francesco Adamo. Elezioni comunali di Campobasso, l'affluenza per il secondo decisivo turno non è mai decollata, solo il 35,78% degli aventi diritto alle 23 di domenica, in calo di circa 18 punti rispetto ai dati registrati soltanto due settimane fa. Nel comune capoluogo di regione, su un totale di 56 sezioni, l'affluenza ha raggiunto il 35,78% su 42.583 elettori alle 23 di domenica. I dati definitivi arriveranno alle 15. Presumibilmente già nel tardo pomeriggio di oggi Campobasso avrà il suo sindaco o sindaca, Aldo De Benedittis per la coalizione di centrodestra o Maria Luisa Forte per la coalizione progressista, rafforzata dall'accordo con l'ormai ex candidato Pino Ruta. Complessivamente gli aventi diritto nella provincia di Campobasso sono 43.339, al voto anche il piccolo comune di Colle d'Anchise, dove due settimane fa si è registrato il clamoroso pareggio fra Carletto Di Paola e Mario Gentile. Anche qui l'affluenza è in calo, ma di soli 3 punti percentuali. Ha votato il 65% degli aventi diritto. Nella penisola si vota in diverse regioni, la media risulta significativamente inferiore rispetto al primo turno, solo 37% alle 23 di ieri. I dati definitivi sull'affluenza verranno pubblicati intorno alle 15 di oggi pomeriggio. E come tutte le elezioni, anche il ballottaggio di Campobasso porterà altri significati, altre discussioni, ed in particolare una risposta alla domanda se abbia funzionato o meno il discorso sulla filiera regionale. E ci spiega perché in questo servizio Enzo Di Gaetano. I risultati del ballottaggio per l'elezione del sindaco di Campobasso non hanno solo valenza politica cittadina, ovvero non interessano solo la politica comunale di Campobasso. Ci sono riflessi sia sulla politica regionale che nazionale. Infatti sono solo 6 i capoluoghi di regione italiani in cui si vota. Si va da Firenze a Potenza, passando per Bari, Campobasso, Cagliari e Perugia. Insomma, un test e un voto che condizionerà anche la politica nazionale, perché è una sfida tra centrosinistra e centrodestra che segue le elezioni europee.
Non solo Giorgia Meloni guarderà con attenzione a quello che succede a Campobasso, ma anche il PD starà molto attento. Per il partito, infatti, si tratta di riprendere Palazzo San Giorgio dopo la parentesi grillina. Per il centrodestra e Fratelli d'Italia si tratta invece di prendere le redini di una Campobasso che non ha mai avuto un sindaco di destra così schierato. Oggi De Benedittis corre per ribaltare il tavolo, ma anche per tornare simbolicamente su quella poltrona che occupò un suo caro amico, lo scomparso Gino Di Bartolomeo, l'ultimo sindaco moderato, più di centro che di centrodestra. Non è così per De Benedittis, che deve fare i conti con un elettorato moderato che è tradizionalmente assenteista al secondo turno. Tra poche ore sapremo com'è finita con il nostro Antonio Leone in diretta su Facebook sulla pagina di TV Molise, che da Campobasso darà i primi risultati all'apertura delle urne in tempo reale. Operazione antidroga dei carabinieri di Termoli che ha portato all'arresto di due giovani di 24 e 26 anni originari della provincia di Foggia che sono stati arrestati per detenzione e spaccio di droga. Droga ci aggiorna in questo servizio Gerardo De Luca. I carabinieri di Termoli hanno arrestato due giovani spacciatori di 26 e 24 anni, entrambi originari della provincia di Foggia e già noti alle forze dell'ordine. L'operazione antidroga è scattata mentre i due transitavano nel centro cittadino a bordo di un'auto a noleggio. Alla vista dei militari, il 26enne ha lanciato dal finestrino un sacchetto di plastica con 21 involucri di cellofan contenenti eroina per un peso totale di circa 15 grammi. Accertate le sue responsabilità penali per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato e posto ai domiciliari, in attesa del processo presso il Tribunale di Larino. Nel corso della successiva udienza davanti al giudice, l'arresto è stato convalidato e per il 26enne è stata confermata la misura degli arresti domiciliari. Il 24enne, invece, era ricercato per una serie di reati, tra cui detenzione ai fini di spaccio di droga, associazione per delinquere e guida senza patente. Anche lui è stato arrestato e portato presso il carcere di Larino. Un altro incidente, uno scontro frontale tra un'auto e una moto è avvenuto sulla tangenziale est di Campobasso. È grave un 44enne che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cardarelli, ovviamente di Campobasso. E ci aggiorna Cristian Ciarlante. È in gravi condizioni il centauro 44enne rimasto coinvolto in un pauroso incidente stradale, come si può vedere dalle foto del quotidiano del Molise, avvenuto lungo la strada statale 710, la tangenziale est di Campobasso. L'uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato frontalmente, per causa in corso di accertamento, contro un'Audi grigia. Il motociclista è stato soccorso e trasferito in codice rosso a Cardarelli di Campobasso, dagli operatori del 118 arrivati sul posto. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale sanitario, sono intervenute anche le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione del traffico, in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Andiamo a Isernia, anche l'ex sindaco di sinistra Giuseppe Caterina critica i lavori di pavimentazione dei marciapiedi di via Giovanni XXIII, è stata tolta una pregevole e costosa pavimentazione in pietra e sostituita con il cemento. Sentiamo il servizio di Enzo Di Gaetano. Isernia, anche un ex sindaco di sinistra del capoluogo pentro, Giuseppe Caterina, critica apertamente sulla sua pagina Facebook i lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi di via Giovanni XXIII. Caterina definisce orribile la sostituzione della pavimentazione in pietra con del cemento grezzo, buttato giù alla meglio e colorato con del nero e del bianco. Solo cemento al posto di una pavimentazione in pietra che era un vero e proprio gioiello. Nelle immagini che vedete potete osservare com'era il marciapiedi di via Giovanni XXIII sostituito con del cemento e basta. È chiaro che l'impresa non ha nessuna colpa, ha fatto quello che le ha detto di fare il comune. Oggi, insieme alle altre brutture che caratterizzano Isernia, scopriamo che per qualcuno è meglio il cemento grezzo che la posa in opera di pietre, anche di un certo valore. La prima domanda è: perché si è deciso di smantellare un marciapiede perfettamente idoneo all'uso? La seconda: perché mettere solo del cemento grezzo? E con quali e quanti costi? E chi paga? A fare così i lavori sono capaci tutti. Peggiorare è sempre più facile di migliorare, grazie all'amministrazione Castrataro per l'ennesima dimostrazione di affetto alla città di Isernia.
L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini è stato ad Agnone per parlare nel corso di un convegno del rapporto tra mondo musulmano e realtà occidentale. Questo evento è stato organizzato dalla diocesi di Trivento e per noi c'era Antonio Leone. In un mondo sempre più caratterizzato da fenomeni migratori, il rapporto con le altre religioni, in particolare con l'Islam, diventa argomento fondamentale per la politica quanto per la società civile. Se ne è parlato ad Agnone nell'ambito del progetto culturale Confini, promosso dalla diocesi di Trivento con la collaborazione del Centro Studi Alto Molise. Ospite d'eccezione al Teatro Italo-Argentino Gianfranco Fini, la sua presenza assume ancor più rilievo perché è un ritorno in pubblico dopo i noti fatti giudiziari che lo hanno visto coinvolto. In questi anni di anonimato, Fini è rimasto lontano da qualsiasi discussione politica e del resto anche ad Agnone di politica non ha voluto parlare. Ora l'ex presidente della Camera e fondatore di Alleanza Nazionale si sta dedicando, insieme a un gruppo di ricercatori, alle conseguenze dell'impatto della cultura islamica con la realtà nazionale e con la tradizione cattolica del nostro paese. Non c'è alle viste uno scontro tra civiltà, uno scontro tra religioni, perché il dialogo interreligioso non è mai venuto meno, perché esiste, seppur quasi silenzioso, anche un Islam riformatore, un Islam che accetta i valori della società occidentale. Il problema fondamentale, secondo Fini, è quello di inserire il mondo islamico in un contesto laico che i musulmani non riconoscono. Sta aumentando molto il numero dei cittadini europei di religione musulmana e questo comporta la necessità di capire quale integrazione è possibile. Tematiche, quelle trattate ad Agnone, destinate ad essere riprese anche in altri contesti, come ha spiegato il sindaco Saia. Come ben sapete, l'Italia ha già degli accordi con le altre religioni, con l'Islam è in fase di discussione. Insomma, il rapporto tra Islam e cultura occidentale è ancora tutto da scrivere, tante le difficoltà, ma che potranno essere superate solo attraverso il dialogo. Il rapporto possibile ci deve essere per forza e il rapporto soprattutto positivo, il più possibile, perché equivale, diciamo così, anche ad un rapporto positivo tra religione e Stato. Una serata per celebrare la lunga storia calcistica di Venafro al Palace Hotel, è andata in scena una festa proprio per questo sport dove c'erano tanti tifosi, anche tanti ex calciatori e c'era per noi anche Domenico Marzocchella. La festa del Venafro, calcio e un po' di Venafro, a suggello del legame che da 70 anni buoni, con i tifosi a fare da collante, lega il mondo del pallone alla città. Con dovizia di particolari, ben 750 le pagine, ne scrive Antonio Sorbo, la presentazione di Il calcio a Venafro, storia di una grande passione, l'appuntamento clou dell'iniziativa che sabato scorso, nell'area attrezzata del Palace Hotel, ha celebrato la storia dell'US Venafro. Sul prato verde non di calcio ma del parterre, tanti ex giocatori che hanno vestito la maglia bianconera, tra loro il meno giovane, il signor Tullio Santomarco. Da una vita ha smesso sì di giocare a pallone, ma non con la sua età. Dunque, io li leggo al contrario, sarebbero 29 anziché 92 compiuti. Sono stato uno dei primi giocatori della squadra di calcio del Venafro nel 1954. C'era quella fratellanza reciproca che ci si disponeva, ci si dava la mano l'un l'altro, ecco. Accolto dall'affetto dei tifosi che ancora ricordano questo incredibile gol contro l'Olimpia Agnonese ai tempi della Serie D, un talento proveniente da Napoli che ha vestito la maglia bianconera, quella del Venafro, certo. Diversamente il papà, semplicemente il più grande di tutti e di tutti i tempi, si sarebbe rivoltato nella tomba. Anche Diego Maradona Junior è legato e fortemente a Venafro. Perché? Perché qui ho lasciato tanti amici, ho lasciato un bel ricordo, credo sia da calciatore che come uomo. E sono cresciuto tanto, ho nel cuore
la famiglia Patriciello. E poi l'accoglienza è stata strepitosa da parte della gente. Ma io ho sempre sentito tanto affetto. Mi vogliono bene, io voglio bene loro. Insomma, una festa, quella dell'US Venafro del presidente Nicandro Patriciello, che celebra e onora il suo passato. A pensarci bene, è il presupposto per guardare al futuro, che nel calcio è la partita più difficile. E ancora a proposito della festa dell'US Venafro, vi proponiamo le voci di alcuni dei protagonisti. Ovviamente le interviste sono sempre curate da Domenico Marzocchella. Ed ora le voci della festa bianconera, che, dicevamo, va al di là del calcio. Chi meglio del sindaco Alfredo Ricci per spiegarlo? Sindaco, celebrare il Venafro è un po' come celebrare Venafro. Ma certamente sì, perché vede, questa è una passione, lo sport che unisce sempre e in questo caso davvero ha unito nei decenni tantissime generazioni, le più varie. Se lei vede le persone che sono qui oggi pomeriggio, davvero c'è di tutto, ma è bello poi anche l'attaccamento alla maglia da parte di chi di Venafro non è, ma a Venafro ha giocato e a Venafro probabilmente ha lasciato il cuore. E in ognuna delle 750 pagine del libro Il calcio a Venafro, storia di una grande passione, emerge forte e chiara la passione di chi l'ha scritto, Antonio Sorbo. Non è solo la storia dell'US Venafro, ma è la storia del calcio a Venafro, quindi c'è una ampia parte di questo libro, la parte iniziale, che ripercorre storie che risalgono agli anni 40, agli anni 50, è stata ricostruita una storia che a Venafro tutti avevano dimenticato, quasi tutti, e che invece è una storia importante, che è la storia dell'AS Filippo Testa, che è stata la prima squadra di Venafro affiliata alla FIGC e la prima a vincere un campionato, perché ha vinto il campionato di seconda divisione nel 1954. Poi questa società dopo alcuni anni ha cessato l'attività e poi è arrivata l'US Venafro nel 66, quindi parliamo di una storia ininterrotta di quasi 60 anni. Dal calcio giocato a quello pensato e organizzato, con chi ha reso possibile l'evento, da tempo a fianco del padre Nicandro, anche nella gestione della società, Roberto Patriciello. Una festa così bella partecipata, ci avete lavorato tanto, ma te l'aspettavi? No, non mi aspettavo tutta questa partecipazione, sinceramente è stato anche molto toccante, ho visto ragazzi che si rincontravano dopo anni, qualcuno si è emozionato, piangeva, è stata veramente una cosa toccante. Anche tu sei uno di quegli ex ragazzi bianconeri. Sì, ho rincontrato infatti parecchi ragazzi che hanno giocato con me e continuiamo questa passione verso questa squadra in altre vesti e quest'anno stiamo cercando di fare qualcosa di importante e riavvicinare la gente al campo, perché la squadra per la città di Venafro rappresenta molto. Ed ora vi parliamo di un isernino di eccezione che nel corso della propria vita si è affermato con successo in tutti i campi che ha toccato. Ad Isernia la mostra dedicata a Vincenzo Viti e ce la racconta in questo servizio Carla Marino. Musicista e compositore, ma anche medico e commediografo, giornalista e sportivo. Una figura poliedrica, quella di Vincenzo Viti, a cui l'Archivio di Stato di Isernia ha voluto dedicare una mostra, inaugurata in concomitanza con la celebrazione della giornata della musica che cade il 21 giugno. È stato prevalentemente un musicista, però noi abbiamo cercato di ricostruire tutta la sua vita, perché Vincenzo Viti in realtà ha fatto di tutto e ha fatto tutto ad altissimi livelli, perché lui è stato un medico, ma è stato anche un poeta, un novelliere, è stato uno scrittore, un giornalista, ha iniziato anche tutta una serie di attività sportive qui in Molise, quindi insomma era una persona che davvero ha fatto di tutto. Noi abbiamo cercato di ricostruire tutti gli aspetti della sua vita, approfondendo però poi l'aspetto musicale. Tra l'altro lui come musicista scrive versi e musiche, e soprattutto i versi li scrive indifferentemente in italiano, in napoletano, in dialetto isernino, ed è molto attivo soprattutto sulla scena napoletana con la canzone napoletana. Dei suoi innumerevoli interessi, l'esposizione privilegia la carriera musicale attraverso la raccolta e la valorizzazione delle fonti archivistiche. Noi a Isernia lo conosciamo soprattutto come commediografo per il teatro di Vincenzo Viti, però quel che viene fuori da questa mostra è che lui è stato impegnato in tantissimi ambiti culturali. Oggi poi, come sapete, è la festa della musica, abbiamo voluto evidenziare ancor più il suo impegno in ambito musicale. Ebbene, ha prodotto almeno
una settantina di opere fra romanze, canzoni dialettali, in napoletano, in isernino, ha prodotto canti in italiano, scriveva versi, scriveva la musica, quindi ha prodotto tantissimo. La mostra resterà aperta fino all'8 luglio, visitabile lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle 17. Troveranno la Curacchiera, troveranno le opere di Pasquariello, che era un grande della canzone napoletana, che nel suo repertorio inserisce brani di Vincenzo Viti, ma poi troveranno anche i versi, per esempio, scritti da altri autori famosi con cui lui collabora. Insomma, abbiamo cercato di mettere un po' di tutto. Circa 60 componenti dell'associazione Il Merletto di Isernia, l'arte nelle mani, ieri mattina nel centro storico della città si sono incontrate per dare il via ai lavori di realizzazione del manto della statua della Madonna Addolorata portata in processione il Venerdì Santo, lavori che hanno ricevuto anche la benedizione, come state vedendo da queste immagini, da parte del parroco della cattedrale Don Remo Staffieri. E grande successo a Termoli per la seconda edizione del Termoli Comics, tra personaggi in maschera e ospiti d'eccezione, migliaia le presenze nel fine settimana, e ce ne parla in questo servizio Antonio Leone. Per un fine settimana Termoli, da città di mare, si è trasformata in borgo del fumetto. Maschere stravaganti e colorate, personaggi famosi al grande pubblico perché protagonisti di manga, molti dei quali riadattati anche per il piccolo schermo, tra i più noti One Piece, Willy Wonka e Peter Griffin. Presenze record per la seconda edizione del Termoli Comics, fiera dedicata al mondo dei fumetti e dei games. L'idea vincente di creare una manifestazione capace di portare in Molise migliaia di persone, molte delle quali provenienti da fuori regione, è nata da due giovani youtuber termolesi, Nicola Palmieri e Mario Palladino, meglio conosciuti come QDSS, acronimo di Quei Due Sul Server. Gli amanti del genere hanno potuto avvicinarsi ai tanti stand dove hanno acquistato fumetti, statuine e altri oggetti da collezione. Numerosi anche gli incontri con ospiti conosciuti nella community YouTube Italia, come Ciccio Gamer, che con i suoi video, che contano migliaia di condivisioni, ha svelato i segreti dei videogiochi di tendenza. Tornando ai fumetti, una cultura nata in Estremo Oriente, ma che a partire dagli anni Ottanta è diventata virale in tutto il mondo, conquistando un pubblico sempre più ampio. Negli ultimi anni in Italia un vero e proprio boom, grazie anche ai successi del Lucca Comics e del Comic Con di Napoli. Ed è proprio a queste ultime fortunate esperienze che gli organizzatori del Termoli Comics fanno riferimento. L'obiettivo nei prossimi anni è quello di creare un evento capace di competere con fiere del fumetto che vantano una tradizione ben più lunga. I presupposti ci sono tutti, basta vedere i volti divertiti di chi questo fine settimana ha affollato il centro della cittadina adriatica. E quello che avete appena visto era anche l'ultimo servizio di questo TG. Ora le notizie abruzzesi dei colleghi della QTV. A me non resta che ringraziarvi della cortese attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale. Arrivederci.